Ci troviamo oggi al Palazzo del Comune di Messina, dove andremo ad immergerci in un mondo esoterico e misterioso, nonché mistico e occulto. Sto parlando di un grande artista che adesso andremo a conoscere. Un po' dove tutto inizia, spiegaci un attimino com'è la situazione. Questo primo stand, che potremmo definire quasi un primo altarino, un primo altare o l'inizio di tutto, di base infatti ho utilizzato proprio la coperta con cui mi accucciavo da bambino. E come notate ci sono delle fotografie, dei riferimenti, non solo recenti, ma alla mia storia. Lì in fondo vedete mia madre con me piccolo. Mia madre era, ed è ancora, una grandissima pittrice. È lei che mi ha inserito in questo mondo, è lei che mi ha dato i pennelli in mano. E durante la mia crescita ho avuto una particolare sensibilità rispetto a qualcosa che sentivo, sognavo, percepivo, che magari non era spesso compreso dai miei cari o dai parenti o dalle scuole. Non nascondo, fossi anche un tipetto esuberante, potremmo così definirmi, fino anche ai 14 anni. E questo è l'inizio, questo è quello che potremmo chiamare un altare mater, lì da dove la mia arte si è generata ed è passata alle mie mani. Sam Levy, questo è il tuo nome d'arte. Vedo che in questo nome c'è qualche cosa di esoterico. Sì. Ci vuoi spiegare di cosa si tratta? Perché quando io sento Levy mi viene subito in mente il grandissimo Eliphas Levy, che senza ombra di dubbio è stato uno dei maggiori esponenti dell'esoterismo a livello mondiale, colui che ha scritto il rituale dell'alta magia. Quindi stiamo parlando, per gli studiosi e per gli appassionati di questa arte, di questa disciplina, di qualcosa di davvero molto forte e importante. Ma c'è anche dell'altro. Sì, Levy ha più connotati, più significati. Io ho, diciamo, corretto il mio nome, Samuele Sciarrone, Soelu Soelu, qualcuno potrebbe dire, in Soelu Lagaz, quindi il sole e la magia, SL. Levy è contrazione di Leviatano. In questo momento noi siamo a Palazzo Zanca. Hobbes scrisse il Leviatano, il potere pastorale, il potere temporale, che è ciò che gestisce le vite dei molti. Dovrebbe essere gestito però con più trasparenza attualmente, questo Leviatano sta andando un po' in putrefazione. Levy per la tribù di Levi, il Levitico, libro nel Pentateuco, dove la tribù di Levi è l'unica tribù che poi avrebbe generato i diaconi, potevano entrare e uscire da dietro l'altare, senza però esserne sacerdoti, quella è la tribù di Aronne. Quindi Levi ha molti connotati, e Levi era anche Matteo, prima che diventasse l'evangelista Matteo. Si dice che Gesù lo chiamò, la chiamata era Levi, e molti altri probabilmente, ma li scopriremo magari nel tempo. Confermo tutto quello che stai dicendo. Andiamo a immergerci adesso nelle tue opere, nella tua arte. Abbiamo qui tutta una serie di figure molto interessanti. Ci vuoi spiegare qualcosa? Come abbiamo detto prima, ci sono sia riferimenti alla psicologia junghiana, all'esoterismo e anche alle letture che io facevo, quindi quelle lovecraftiane. Qualcuno potrebbe rivedere un po' Dagon, ad esempio, in alcuni di loro. Stiamo parlando del Necronomicon. Parliamo non solo del Necronomicon, ma di tutto quello che può essere il ciclo di Cthulhu, gli scritti di Lovecraft e il collegamento anche con la mitologia mesopotamica. Sono ancora iscritto ad archeologia, ho dato anche un esame di assiriologia e Dagan, Enya Dagan, è colui che ha dato le chiavi a Sargon per accedere al mare superiore, quindi unire anche quello che era l'impero. Parliamo di una divinità per il cristianesimo pagana. Il cristianesimo è stato per me anche parte fondante dell'educazione. Prima parlavamo di mia madre è credente, alcuni suoi quadri sono esposti in delle chiese. Lei era però anche una appassionata di mitologia, mitologia greca, mitologia egizia, quindi io da bambino non solo venni a contatto con i pennelli e col disegno, ma anche con una donna che ascoltava Radio Maria e nel mentre mi istruiva quello che era la domenica a messa, con tutto quello che era anche il retaggio culturale greco, la Teogonia di Esiodo. Mi è stata data in mano già da piccolo e mi ha segnato i titani, io li disegnavo già da bambino nei post-it all'asilo. Venivo sgridato per questo, perché Hercules della Disney io non lo guardavo per Hercules, il super, l'eroe, lo guardavo per i titani alla fine, cioè meravigliosi, quindi li disegnavo sui post-it. Tifone per me è tipo, cioè, il massimo. Tiufeos per i greci era fondamentalmente l'anticristo, la fine. È un'interpolazione tarda, oltretutto, nella Teogonia di Esiodo, venne inserito dopo questo finale che non accadde.
torniamo ai tuoi quadri. Vedo che c'è tutta una simbologia molto interessante. Sì. Questo a me, ad esempio, richiama tante cose. Vedo che hai anche dei simboli interessanti. Sì. Che cosa stiamo guardando? Vuoi spiegarci in questo quadro qual è la raffigurazione che tu vuoi trasmettere? Questo quadro si chiama, quello nome, titolo, funzione è portale. Jail, clavicula sardonica, Doud, minister tragedie. Alto e basso, maschile e femminile, hanno anche i miei tatuaggi addosso, hanno sia il tempo che il silenzio. Al centro c'è la chiave che è l'unione, potremmo chiamarla anche quell'unione rossa, la rubedo finale, l'unione degli opposti. La rubedo? La rubedo è l'atto finale, la grande opera compiuta. Stiamo parlando di alchimia quindi? Sì, in questo caso sì. Anche se funzione portale è un'alchimia che parte da altre parti. Libra, pesci. Sublima, proietta. Questa è la prima reale rubedo, 444, il 4 perenne, il sigillo di Melchisedec, quarta parte. La stella otto punte, è perfettamente protetto, è la realtà materiale in circolo. Sono tutti i punti cardinali, con i loro altri secondari. E il processo con cui le parti si sono unite, il mio ombra, la mia anima, si sono giunte, è quello che poi si impara anche in quel percorso, ma chiamiamolo terapeutico junghiano, lì dove la sublimazione ti permette di prendere l'agito, sublimarne l'energia, e il supporto migliore dove proiettare un agito è la tela, è sempre stato la tela, sarà sempre la tela. Qualcuno direbbe un solvet coagula. Sì. Qui invece cosa abbiamo? Mi permetto di aggiungere, il vero solvet coagula non è in orizzontale, è proprio questa verticalità. Il solvet coagula non è la tensione che tende a dissolvere e riunire, quello è il respiro. Quello ci permette di muoverci orizzontalmente nella realtà materiale. La vera funzione reale, la funzione trascendente junghiana, l'unione degli opposti, estro e intro, introverso e estroverso e tutto il resto, si fa soltanto in un modo, prendendo ciò che abbiamo all'interno con la consapevolezza e proiettandolo nella realtà. La proiezione nella realtà, agire, fare. La misura di tutti noi è nel fare. Mi fai venire in mente un libro che ho letto un po' di tempo fa, I Sette Sermoni ai Morti, scritto proprio da Jung, che tu hai citato prima. È uno dei suoi, diciamo, capolavori. Lui, okay. Lui vedeva queste figure in casa sua e ci parlava. Okay. E successivamente scrisse questo libro dedicato appunto a queste figure, a questi spiriti, a queste entità che lui vedeva. Posso chiederti se nei tuoi dipinti queste figure hanno una connessione con un qualcosa del genere? Perché vedo che sono delle figure molto particolari. Sono ricorrenti e particolari. E parlando di visioni o illusioni, io per molti anni ho convissuto con loro, sia all'interno di me, nella mia fantasia e nei sogni, sia con quelle che potevano essere chiamate anche allucinazioni. È normale durante anche l'adolescenza o la crescita, in un momento in cui si è anche molto soli, proiettarsi attorno un mondo di fantasia parallelo in cui potersi ritrovare. Potremmo chiamarlo anche processo di individuazione, se è funzionante. Quella che stiamo guardando in questo momento, infatti, è la mia anima, in un momento molto liminale, lì dove le parti encefalo, viscere e cuore potevano disgiuntarsi, io mi sarei perso completamente. In questo specifico istante, il quadro si chiama Jail, la gabbia è aperta. La gabbia può essere il torace, ma anche la gabbia attorno a sé, ed è la mia anima, la gabbia è aperta. Se io ti traggo fuori, le mie parti sono sgiuntate, quindi cadrò o si finalmente giungono? Si sono giunte. La mia testa è agganciata alle mie viscere, agganciata al mio cuore, le tre parti, tre punti di potere. Testa, cuore, viscere. Istinti, sentimenti, ragionamenti, razionalità. È tutto un blocco unico, per quanto io tendi a disprezzare la mia testa, perché mi è stato sempre fatto pesare il fatto che sei intelligente. Parlare è il modo per intenderci. La razionalità è solo una parte. A proposito di parlare, mi dicevi che il quinto chakra a te è molto, molto caro. Sì, Vishuddha, appunto per questo. La comunicazione non è soltanto nelle parole. Tutti noi parliamo per intenderci, ma la comunicazione può passare attraverso molte cose. Prima parlavamo del fare, quindi l'agire. Quello che vede attorno è un processo di agito, proiettato, sublimato e proiettato. Quindi diventa costruttivo, e il modo migliore per essere costruttivi è essere trasparenti, discutere con gli altri, rimuovere i personalismi e dandosi da fare assieme agli altri. Se io sono in salute anche gli altri, se gli altri sono in salute, sarò in salute anch'io. In questo momento a Palazzo Zanca, Notte d'Arte, Figli delle Stelle,
i miei due lì sono proprio dei figli delle stelle, lì si vede, le stelle li hanno benedetti in qualche modo. Non è nient'altro che un lavoro compiuto da più persone messe assieme, è una collaborazione. Il fulcro di tutto deve essere nella collaborazione. Siamo tutti connessi. Sì. Qui invece abbiamo un'altra opera molto bella, davvero molto interessante. Ce ne vuoi parlare? Spettri di Winterhock, tratto da un mio racconto breve, di prossima uscita. Perché tu scrivi anche, so che tra l'altro a breve uscirà o è già uscito forse un tuo libro dove fai delle illustrazioni, hai partecipato allora, a delle illustrazioni? Ho già partecipato più di una volta, ad esempio con lo scrittore Alessandro Carrozza, stiamo portando avanti il progetto di illustrazione del suo libro Riot e di quella che poi sarà una trilogia. Con Lisa Bilotti abbiamo appena pubblicato nella rivista Racconti dal Profondo una prima collaborazione dove io ho illustrato un suo racconto breve. In futuro dovrebbe proprio anche uscire un piccolo fumetto fatto da me e da Federico Billè come sceneggiatore e da Daniele Doni come disegnatore, I Portali Proibiti. È il mio primo esperimento come fumettista e io non sono un fumettista, io sono per il materiale pittorico, ma sto avendo contatti anche con Lelio Buonaccorso e con tutto quello che è il mondo del fumetto per comprendere come riuscire a gestire una produzione del genere e molti altri. Ci spostiamo adesso da quest'altra parte della tua attuale mostra, dove vediamo tutta una serie di altre opere. Sì, di... ci sono appunto i miei originali, lì dietro nei dépliant, ci sono le cartoline che sono in omaggio per tutte, le copie, quindi queste sono fotocopie per il pubblico, se in caso vuole acquistarne. Ci sono anche gli originali china, gli originali tele e gli originali delle collaborazioni di cui stavamo proprio parlando poco fa. Quello per Lisa Bilotti e quelli per Alessandro Carrozza. Ecco, qui abbiamo infatti i libri, sì. Racconti dal Profondo, anche qui delle illustrazioni molto molto belle, molto particolari. Le illustrazioni queste sono di Gabriele Liuzzi, è acquarellista, all'interno ne troverete molte altre, tra cui anche la mia. Di cosa parla questo libro nel dettaglio? La rivista Racconti dal Profondo è una rivista tutta italiana, per la pubblicazione di autori emergenti e illustratori e illustratrici emergenti a tema weird, quindi racconti horror, racconti macabri, racconti anche che tendono a quello che potremmo chiamare un genere lovecraftiano, con una grafica, un'impaginazione che effettivamente non ha nulla da invidiare alle vecchie riviste del genere. Alle nostre spalle invece mi è subito arrivata agli occhi tutta una serie di opere che vorrei che tu ci spiegassi, perché sembrano delle opere ancora forse in costruzione o sono terminate. Lì giù potete proprio osservare i materiali che stasera utilizzerò per dipingere questo 4 di quadri. Il 4 di quadri è molto caro a me, come arcano minore. Quindi anche sui tarocchi vedo che sei abbastanza erudito. Tutti quelli che abbiamo inquadrato sino ad ora, la madre dietro il 15 con il vaso dell'acquario, quindi il diavolo, quello che giunge unisce, ciò che viene unito non può essere disunito. Gli araldi, il numero 6, arcano maggiore 6, gli amanti, Doud, il mio ombre, arcano maggiore numero 4, l'imperatore, la sacerdotessa, arcano maggiore numero 2, la mia anima, e via così. Ce ne sono sempre molti altri. Io ad esempio so che nei tarocchi, in quelli veri, perché ce ne sono tantissimi, però ce n'è una categoria che sono proprio quelli, diciamo, più fedeli alle loro descrizioni. Okay. Sono piene di simbologie, eccetera, eccetera. Chi sa leggerli nel modo corretto può trarne un po' tutta quella che è non solo la storia del mondo, ma anche la storia del creato e come tutto si è formato e come tutto in realtà funziona, cosa che magari la scienza non arriva realmente a spiegare, anche se ne ha un po' forse la presunzione. La scienza è una parte, ovviamente. Ad oggi noi siamo diventati, ci siamo legati al dogma della scienza, al dogma della tecnica, perché così ci è stato forse preferibile. Un tempo magari la spiritualità era troppo imperante e permetteva di controllare anche meglio le masse, il potere pastorale.
ma in questo momento storico sarebbe secondo me necessario riuscire a rigiuntare, appunto, ricongiungere tutte quelle parti, come lo stesso Jung in qualche modo fece ai tempi 100 anni fa, e è stato tacciato di essere un mistico, si faceva, no? Diciamo che allora che sei un mistico, non è antropologia, di cosa stai parlando? Di spiritualità, ma perché? Guardate nei fatti, la consapevolezza è la presenza di alcune persone, non solo in quello che dicono o nel mito, nei fatti. Tutte le cose giungono a una: la psiche, la spiritualità, i bisogni, nel tempo, nei modi, è tutto un uno.